Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Video che non vuole essere polemica, ma più che altro è un video perché vedo troppo spesso percorsi di XC essere chiamati e trasformati per percorsi di enduro. I percorsi di enduro sono quelli che vi ho messo in foto. Un percorso di enduro, perché la bicicletta full da enduro? Ma chiamiamola full, è una bicicletta solo ed esclusivamente per le discese, ok? Ma non discese quelle che affrontiamo e vedo spesso affrontare in giro o anche su molti canali. Le discese, il vero endurista non neanche fa la salita, cerca la funivia. Il vero endurista cerca il furgoncino per fare la salita e poi fare le discese. Le discese di enduro sono discese che spesso sono accompagnate da dei lastroni di sassi fatti a cadenza. Allora lì serve veramente la bici full, perché il carro con l'ammortizzatore, la sospensione, la seconda sospensione fa fare il gioco alla bicicletta, al carro. La ruota davanti scende, il carro l'accompagna e scende, quello che non ha la fronte. Oggi io voglio rassicurare tutte quelle poveri ragazzi, magari neofiti, che si sono comprati una fronte e spesso si sentono dire da molti tipo devi fare una full. Questa è una cosa che mi manda in bestia, perché i percorsi che spesso si fanno vengono detti ho fatto un percorso di enduro e un percorso di XC. Perché i percorsi di enduro, l'ho detto come sono, e spesso i percorsi di enduro hanno pedane costruite dall'uomo, pedane per poter fare salti, pedane per poter fare slanci, per poi affrontare ancora più veloce discese mozzafiato. Ce ne sono pochi di veri enduristi, ragazzi. Ma torno al discorso del fatto, non vi demoralizzate per chi ha comprato una fronte, divertitevi. E fate percorsi e piano piano modificate la vostra bici per fare al meglio i percorsi di XC, ok? L'XC c'è anche molto estremo e oggi vi farò vedere con la mia fronte e soprattutto con il manico alla guida cosa si può fare con una semplice fronte. Un percorso di XC chiamato enduro è perché quel cosiddetta ciclista che si è fatta la full è perché non riusciva a fare quel percorso con la fronte. Ovviamente la full aiuta, ma non significa essere aiutati, essere più bravi a guidare, significa che ti fai aiutare da un mezzo diverso dalla disciplina che piace fare. Andiamo avanti e vi faccio vedere un po' di pezzi. E seguite il video fino alla fine, anche perché poi avrò da dirvi alcune cose importanti. Mandato giù un moscerino, buono, tutta ciccia. Ah.
punto difficilissimo e molto tecnico, e qui è più da 4 giorni, perciò il terreno è anche molto scivoloso, ragazzi. Questo è molto difficile, appunto. Eccolo il fango. Altro tratto, non so se la fotocamera riuscirà a farvi vedere, molto tecnico. Wow. Wow. Ecco, siamo scesi da là sopra. Il punto in alto sulla curva mi ha fregato perché volevo fare un mezzo drop, però c'è molto fango e non. E mi ha slittato, non me l'ha permesso. Vedete? Questa è un'ascesa XC, ragazzi. Non bisogna mai sopravvalutare assolutamente ciò che sappiamo fare. Perché, ragazzi, quello che sapete fare, lo sapete fare con una bici da 500 euro e una bici da 1500 euro. È ovvio che quello che sapete fare con una bici da 500 euro, faticate un po' di più, ma lo fate. Ok? Gli scalini larghi sono quelli più difficili, perché stranamente la ruota davanti scende per prima e quella dietro impiega più tempo ad allinearsi. I gradini, che visibilmente ne sembrano più difficili, ossia i gradini quelli stretti, sono più facili. Ok? Ora, come vedete, lì c'è un albero che è metà copertone, occhio e croce, ok? Ora facciamo vedere come lo salto, come alzo la ruota davanti e di conseguenza riesco anche ad alzare la ruota dietro. Su questo dovete allenarvi molto, ad alzare spesso la ruota dietro con lo slancio del vostro corpo, sia se avete una mountain bike e sia se avete una bike front, si alza ugualmente. Io la alzo circa di tanto così, ok? Da terra. Facciamo vedere. Via. Albero superato. Ok? Bel tratto molto tecnico che alla fine troveremo da affrontare delle pedane di legno fatte a scalini con fango, e sono sicuro che sarebbe chiamato percorso d'enduro. Questo è XC, via. Parabola, scesa, molto fango, ragazzi, e quando è fangoso così non è facile tenere la bici, eh. Ah.
Niente male. Allora ragazzi, sono tornato sul punto d'inizio dove non sono riuscito perché mi ha slittato la ruota. La curva l'ho presa come vanno prese tutte le curve strette, ossia l'ho presa da larga e poi a scendere senza stringere troppo sul manubrio perché sennò ci rivoltiamo. Ora la prenderò in un altro modo, visto che è pieno di fango quel tratto, che è molto tecnico ed è in discesa. La prenderemo a tagliare, vediamo se riusciamo, se riuscirò a farla così, ok? A tagliare è un pochino più difficile perché poi c'è un solco in mezzo, ma vediamo un attimo, poche chiacchiere e fatti, vai! Giocherò un pochino di più sul freno davanti, leggermente, giocando proprio sulla leva. Vediamo, eccolo, ok, dai Angelo, nessun piede a terra, equilibrio, grande, godo, ah, come godo, ah. Tutto con il freno davanti e quasi da fermo, equilibrio, e ce l'abbiamo fatta. Vengo preso dall'adrenalina, cambio proprio, divento un matto e l'ho affrontato e l'ho spaccato, l'ho vinto ragazzi. Allora vi annuncio che ho aperto un blog, il blog si chiama sempre Pedala Come Magni, è www.pedalacomemagni.com. il blog serve perché spesso mi trovo molti di voi che mi scrivono e dove ho preso questo pezzo e poi c'è il video, magari il video non si trova. Allora, su ogni video adesso troverete il link del blog ed è fatto tutto in sezione e categorie. Lì troverete tutte le modifiche, tutti i lubrificanti, tutti i pezzi, tutto quanto, in un modo semplice, con il link all'interno. Per quanto riguarda invece, ce lo sto mettendo piano piano dentro al blog, tutte le cose, ci vuole tempo perché è un lavoraccio. E ragazzi, sia ben chiaro che questo video non è contro per chi possiede full, tutt'altro. Due dei miei migliori amici hanno full. Questo mio video è contro quei spacconi che fanno 10 km al giorno, hanno fatto un trail e hanno detto che quel trail era potentissimo perché loro avevano la full, che se non avevano altra bici quel trail non lo potevano fare, quando invece l'80% dei percorsi che facciamo sono XC o XC estremi, ma sempre XC, e l'XC si fanno con le front. Io non mi sono fatto una front per risparmiare, io mi sono fatto una front perché so come guido e so che se faccio un tratto e lo sbaglio devo imparare a rifarlo bene. Perciò per chi coloro che possiede una front, piano piano, senza eccedere, imparate e vedrete che quando avete imparato a guidare il mezzo vi sapete guidare tutti, ok? Spero che il video vi è piaciuto, fatelo magari con un like, invece che per coloro che metteranno dislike ne sono felicissimo, perché saranno coloro che ho nominato oggi. Andare da un maestro di XC professionale, andate a vedervi le gare di XC professionale e guardate come sono i tracciati. Ciao, vi aspetto al prossimo video, iscrivetevi al canale, a presto, bacio a tutti.